più piano, eccoli. Ti è fatto male? Sicuro? Dai, eccoli, salta un po' che ti passo, ok? Non è niente. Riposa un attimo, dai. Mirko, vieni tu in porta. Che è successo ancora? Ce l'hai le cose pulite? Sì, nello zainetto. Vieni, sta tranquillo. Arrabbino perché mi sporco. Non ti preoccupare, non gli diciamo niente. Lei è stanca, ma io non lo faccio apposta. Li lavo io, senza che mamma se ne accorga. Portami a casa. A casa? Ora basta. Sta male. Oh, Madonna. Vado a chiamare papà. Oddio, Ercole! Ercole! Da che parte, Spillo? Luigi, andiamo al pronto soccorso. Devo prendere una vena. Ma te la pressione? 120 su 80. Allora non serve. A scuola come vai? Bene. Fate disegni bellissimi. Bravo. Che vuoi fare da grande? Grande voglio fare l'ingegnere. Bravo. Perché vuoi fare l'ingegnere? Per costruire le case ai bambini. Ti fa male quando ti tocco qui? No, niente. Voltati. Allora. Stai calmo, non avere paura. Voglio solo capire che cos'hai. Non c'ho niente, è solo una pallonata. Adesso sto bene. Voglio tornare a casa. Vedi che non ti reggi in piedi. Non ti posso lasciare andare. Ecco. Adesso tu mi dai una mano, così scopriamo cosa c'è che non funziona. Lo rimettiamo a posto. E poi ti rimando a casa. Elena. Beh. Allora ti ho fatto male. Non è colpa tua, stiamo facendo degli accertamenti. Beh, allora sei fortunato, ti ricoverano. Niente studio, niente compiti, tutti i giorni a giocare in ospedale. Mimmo. E certo, i lavori più pesanti è sempre a noi del nord. Ti rubo la sorellina per un attimo. Torna subito. Sì. Tu vuoi bene a tuo fratello, lo proteggi. Ma io ho bisogno di sapere la verità. Oggi non ha solo preso una pallonata. E non è la prima volta che gli capita. Noi dobbiamo capire dove intervenire. Altrimenti rischiamo di perdere del tempo prezioso. No, non bisogna perdere tempo. Allora ci devi aiutare. Sì, è vero. Oggi non ha solo preso una pallonata. E non è la prima volta che gli capita una cosa del genere. Questo va avanti da più di un anno e ogni giorno peggiora. Si fa i bisogni addosso, perde l'equilibrio. I tuoi genitori lo sanno? Sì, lo hanno portato dai medici, ma non è cambiato nulla. Mi hanno detto che è una cosa che non si può curare. Allora forse è meglio se li chiami. Ma è proprio necessario, stanno lavorando. Lo so che tu gli fai da mamma, ma c'è bisogno di loro. Parla lì, ecco qua. Ma che, ti sei già sposata? No. È il regalo di Beppe per il fidanzamento. Una cascata di diamanti. E poi hanno già litigato per la casa. Figurati un po'. È stato solo un attimo di incomprensione. Un attimo.
Tu chi sei? La vigna, lungo dei genti, idealizzata in attesa del trapianto. Ti hanno fatto i test per la compatibilità? Madre e fratelli incompatibili. Hanno provato con quello schifo di dieta ipoproteica? Anche a forzare la diuresi. Niente, hanno inoltrato richiesta internazionale. Ammazza, bel caso però. E quando ti si fanno? Sto bene in graduatoria, spero presto. Ma non hai paura? No, io a giugno voglio essere in barca. Ho un appuntamento. Devo portare i turisti in giro per l'isola. E tu ce l'hai un appuntamento? Oh, io mica sono malato. Il mio appuntamento l'ho già beccato. Conosci i dottori? Paolo e Angela. Beh, loro sono i miei genitori. Allora mi raccomando, Elena, resta vicino a tuo fratello finché non arrivano i tuoi. Oh, c'è un'altra aria qui quando c'è Spillo in giro. È sempre così allegro. L'ospedale dovrebbe chiedervelo in prestito almeno una volta a settimana. È così anche a casa. Ma ho paura. Paura che il padre riesca a toglierci l'affidamento. Ma come? Se finalmente ha trovato una famiglia con voi. Non siamo sposati. Sì, ma nessun pezzo di carta riuscirà mai a creare una famiglia. L'importante è che vi vogliate bene e che stiate vicini. E se non bastasse? Basterà. Spillo, muoviti. Dai, andiamo a casa. Ecco i genitori, tutti uguali, rompono. Ma io devo stare con Ercole, lo devo aiutare a farlo distrarre. Tu ti distrai solo dallo studio. Vuoi venire con me, sì o no? Posso scegliere? No. Ecco, lo sapevo appunto. Ciao, eh. Ciao. 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 Ma che può essere, dottore? Buona, buona. Non sarà il caso di consultare un neurologo? La bambina non è epilettica, vero? No. Fiorella, stai buona, vieni giù, stai calma. Se no ti stai calma. È un attacco di panico, credo. Vattene, via, non mi toccare. Vattene, non mi toccare. Tesoro, calma. Fiorella, buona. Buona, stai qui. Buona, 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 buona. Buona, buona, buona. Respira. Ecco, così, brava, brava. Respira, con calma, con calma. Tesoro, calma. Brava, brava. Oh mio Dio, ti ringrazio. Che cosa può essere stato? È passato tutto, tesoro. Dobbiamo ricoverarla, signora, solo per qualche giorno. Sì, certo. Mi raccomando, in camera singola. Sentiamo Montepovi? Sì, chiedi se può fare qualcosa. Sì, però è assolutamente necessario che venga ricoverata in un ambiente sterile. Fiorella è molto, molto delicata, capite? Spillo! Spillo, ciao, andiamo! Ciao. Sì. Eccomi, sto arrivando. Stavo parlando con un mio vecchio amico. Su, sbrigati. Che facciamo? Andiamo a mangiare un gelato? Sì, dai, dai! Ecco, quello è il letto. Ma qui la mia bambina non può restare, finirà per ammalarsi. Mi ero raccomandata che fosse sistemata in camera singola. Signora, questo è un ospedale, è già un miracolo che le abbia trovato un letto. Susanna, vuole aiutare la signora, per cortesia? Con permesso. Buongiorno, signora. Buongiorno. Ciao, signorina. Non la tocchi. Fiorella, la mamma prima deve sistemare tutto. Mi raccomando, tesoro, non dare confidenza a nessuno e non far avvicinare nessuno, altrimenti ti attaccano le malattie. Il lenzuolo. Fatto. Le pantofoline. Tutto a posto. Ma che fa? Pantofoline usa e getta.
lenzuola, usa e getta. Copritazza, usa e getta. Io getterei la mano. Ecco qui la tua ballerina dorata. Mi raccomando, non farla toccare a nessuno, eh? Dottor Magri, è per lei. Sì. Pronto? Paolo. Ci spiava. Il padre di Spillo ci spiava. Cosa? Dove l'hai visto? Era fuori dell'ospedale. Spillo se n'è accorto? No, non credo. Ma cosa facciamo? Niente, ci penserà l'avvocato. Perché era lì? Angela, devi stare calma. Spillo con noi sta bene, è felice, è questo che conta. Ah, scusa, ti devo salutare. Sono arrivati i genitori di Ercole. Ti amo tanto, ciao. Salve. Buongiorno. Buongiorno, dottore. Lui è il dottor Magri, il padre di Serena. Dottore, cos'è successo? Non lo so, signora. Per essere più preciso, gli devo fare degli altri esami. Lo possiamo vedere? Certo, certo. È di sopra, prego. Mi scusi, lei lo deve aiutare. Soffre da troppo tempo, non è giusto, è così piccolo. I disturbi vanno avanti da molto? Sì, ha avuto problemi di incontinenza sin da piccolo. All'inizio pensavamo a un problema psicologico, poi verso i 5 anni sono iniziati i disturbi alle gambe. Abbiamo fatto vedere a tanti dottori, tanti medici. E ognuno diceva una cosa diversa, e chiedevano altre analisi. Chi diceva che era distrofia muscolare, chi lesione al midollo. Noi non ci capivamo niente, non sapevamo a chi credere. Vieni. Allora, deve andare al terzo piano, signora. Ah, grazie. Ercole deve essere seguito, accudito, aiutato a fare anche le cose più semplici. Noi non ce la facciamo. Abbiamo il lavoro, altri 4 figli, non ce la facciamo. Ci hanno detto di andare in un centro specializzato. L'abbiamo cercato, ma bisogna avere un santo in paradiso per trovare un posto. Prego. Paolo, scusa. Scusate se mi intrometto. Ho saputo adesso delle condizioni del bambino. Per me non ha senso che rimanga qui con noi. Primo, perché in reparto c'è poco posto. E secondo, perché lui ha bisogno di una struttura specializzata. E allora? E allora io ne conosco una. Per una volta posso essere io il santo in paradiso. Lei pensa veramente di poter trovare un posto? Mi scusi, ma non se ne parla proprio, eh? La tua è una buona azione, ma nell'occasione è sbagliata. Io gli voglio fare tutte le analisi, saperne di più, va bene? Fino a quel momento il bambino non si muove da qui. Guarda che io lo dicevo per loro. Noi ci occupiamo dei bambini, non dei genitori. Prego. Oh, con lui, anche quando fai il santo, fai sempre una stronzata. Mamma, perdonami. Io non l'ho fatto apposta. Te lo giuro, mamma, non lo faccio più. Lo so, amore mio. Adesso stai buono. Io sto meglio, è passato. Ti prego, portami a casa. Noi ti vogliamo, sai. Ma adesso deve decidere il dottore. Vuole curarti bene. Vedi, Ercole, tu sei come una di quelle case che costruirai da grande. Solo che hai un piccolo problema alle fondamenta. Noi dobbiamo capire cos'è per non compromettere tutto il palazzo. E quanto tempo ci metti? Hai il posto migliore, già vuoi andare via. Io a casa mia ho il mio letto, i miei fratelli, i miei giocattoli. È lì che voglio stare. Che schifo. Fiorella, che succede? Che cosa ci fa? Oddio, che schifo. È solo un po' di cioccolato. La mamma la piace, eh? Dottore, venga subito, la prego. Mi aiuti, mia figlia ha un'altra crisi. Un'altra crisi? Fiorella, stai buona, ti prego. Oddio, che schifo. Adesso la togliamo. Buona con la brutta macchia, calmati. Fiorella. Schifo. Buona. Ecco, così. Bravo. Meglio? Brava, che carina. È la sua bambolina preferita. Si chiama anche lei come un fiore, come Fiorella. Mi scusi, signora, ci può lasciare un momento da soli?
Anche il carillon. Carichiamo. Che bel suono, bellissimo. Perché la guardi così? Perché io non sarò mai come lei. Lei è brava, lei non è cattiva. E chi è cattiva? Io sono cattiva e anche loro sono cattivi. Perché? Perché parlano di cose sporche e poi non si lavano le mani. È pericoloso e si possono attaccare i germi. Tesoro, non ci si può ammalare solo perché qualche volta ti sei dimenticata di lavarti le mani. Ti prego, non lo dire a mammina. Lei dice che se pensa a queste cose il cuore incomincia a battere forte e sta male. Lei non mi protegge più. E allora vuol dire che ti proteggerò io. E voi come amico. Stai tranquilla. Sarà un nostro segreto. Signora? Allora, dottore, che cos'è? Sembra un disturbo psicoemotivo. E da che dipende? Non lo so. Le crisi di panico sono spesso collegate all'ambiente in cui si vive o alle fobie delle persone che ci stanno accanto. Dottore, voglio che mia figlia faccia un elettroencefalogramma al più presto. Ma io credo che non sia necessario. Ma è possibile o devo andare a farlo da un'altra parte a pagamento? È possibile, signora, se questo può tranquillizzarla. Grazie. E dottor Paolo? EEG per la figlia e elettroshock alla madre, no? Bravo Mimmo, una bella scarica. Prima che tu finisca di disegnare questo blocco, io avrò finito di curarti. Paolo! Vieni! Adesso dormi, eh? Sì, va bene. Domani sarà una giornata faticosa. Tanta bravo, dormi. Una madre così, ora anch'io le crisi. Diagnosi interessante. Buonanotte, collega. Per domani. Angela? Oh, scusami, non si è fatto ancora vivo? Ha squillato un paio di volte. Non parla. Sono sicura che è lui. Forse sei spaventato. Senti che rumore. Chiedere anche a me. E la mia risposta è no, a letto, dai. Ma così mi tarfate le ali. Te le aggiustiamo domani. Ora dormi. Buonanotte. Ciao. Buonanotte. Io avevo detto a Paolo che il padre di Spillo ha dimostrato al giudice di aver comprato una casa e di poter mantenere il bambino. Tu lo sapevi? Perché non m'hai avvertito? Ma io non volevo farti preoccupare. Ti prego, Paolo, non trattarmi come una bambina. Hai ragione, scusami. Per favore, ragazzi, cercate di non angosciarvi. Voi avete sentito che il giudice tutelare ha incaricato un assistente sociale perché indaghi su quell'uomo, ma soprattutto su di voi. Telefonate brevi,
Piano. Cosa sono? Sono le radiografie della schiena di Ercole. Non risulta nulla. Un quadro clinico come il suo mi sembra strano. Ci sono i risultati delle altre analisi? Sì. Analisi del sangue e delle urine, elettrocardiogramma, elettroencefalogramma e pressione. Vabbè, ho capito, c'è tutto. Le già guardate? Sì. C'è un'infezione alle vie urinarie. Dobbiamo fare un'ecografia renale. Che ne dici se cominciamo con un attacco dorso-lombare? Magari facciamo fare anche dei tagli per dare un'occhiata ai reni. Ce la può fare? Quando abbiamo fatto passare avanti quel bambino. Ecco, lo stesso sistema. Ora fai come il paralitico del Vangelo. Alzati e cammina. Ma tu è molto meglio se corri. Ciao. 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 Guarda, ho cominciato. Ma quando ho finito tu mi ci mandi a casa. Sì, ma devi fare ancora un'altra analisi. Altre punture. Ma questa volta non sentirai niente. La conosci la storia di Ercole? Sì, la conosco. Lui era famoso per la sua forza, no? Ha dovuto affrontare 12 prove per dimostrare tutto il suo coraggio. Per te è la stessa cosa, questa è la prima prova. Ma lui ci metteva tanto a vincerle tutte. 12 anni, però io spero che tu ci metta di meno. Sembra incredibile, ma è vero. Beppe è riuscito a trovare un buco, lo aspettano in radiologia per fargli un attacco dorso-lombare. Sembra proprio che il nostro Ercole sia fortunato. La dottoressa Mancinelli è attesa al telefono in stanza medici. Ciao. Ciao. Pronto? Lei si contraddice e mi offende. Prima dice che vuole trattare da sola con me e poi insieme al dottor Magri si rivolge al giudice. Io sono una persona seria, non un burattino. Cosa vuole? Come cosa voglio? Voglio che il bambino stia bene. E con voi non sta bene, non lo trattate come dovreste. State sempre in ospedale, tornate a casa tardi la sera. Noi lo trattiamo come se fosse nostro figlio. Lei? Il padre di Spillo. Non il dottor Magri. Lui pensa solo ai bambini degli altri. E questo anche il giudice lo capirà. A me dispiace perché il bambino ne soffrirà. Ma era per questo che volevo un accordo fra di noi. Io le avevo già proposto un accordo. Soldi? Ma allora lei non ha capito niente. Io sono un artista, non un mercante di bambini. Per cui o io e lei ci incontriamo e troviamo una soluzione creativa, oppure... Senta, la deve smettere di tormentarci. Ma cosa dice? Sarà il giudice a decidere. Certo, dottor Magri, sarà il giudice a decidere. Ma cosa spera? È vero, io sono un uomo che ha sbagliato, ma sono suo padre. Si ricordi, sono suo padre. E Spillo resterà con me, a costo di rapirlo. Ce lo porterà via. Io lo sento, ce lo porterà via. Angela. Angela, guardami. Ti prometto che resterà con noi. Stai tranquilla. Adesso andiamo. Ci sta aspettando Ercole. Ha ragione lui, Paolo. Tu ti occupi solo dei bambini degli altri. Ma che stai dicendo? C'è un'inchiesta del tribunale. Dobbiamo essere vicini a Spillo. Non dobbiamo offrire nessun appiglio. Paolo, ti prego. Per la TAC qui ci vuole più di un'ora. Facciamo un salto a scuola. Andiamo a prendere Spillo. Roma Inter, 1-0. Ma de che? Susanna, vieni qua. Lo sai per chi sto a giocare? Per te, le zitelle povere sono tristi. Mimmo, stammi a sentire. Beppe dice sempre, prima il posto fisso, secondo la casa, terzo il matrimonio. Allora, per quanto riguarda la prima e la seconda, ci ho pensato io. Per quanto riguarda la terza, scommettiamo che entro domani Beppe mi chiede di sposarlo? Beh, ci carico 10.000. 100.000. 100.000? Qui, testimone. Va bene. Ciao. Ciao. E via di 100.000 lire, ti prega. E che stava a vendere fiori qua? Serena, hai visto Spillo? No, non è ancora uscito. Perché? Ne ha fatta una delle sue.
Come sta Ercole? Tuo fratello è stato bravo, ha quasi finito tutte le analisi. E come si è comportato? Degno del nome che porta, lo vai a trovare? Sì, sto andando adesso, ciao. Ciao. Sono usciti tutti, Spiglio non c'è. Mi sono dimenticata di chi è la festa oggi. Clara, per favore. Ma dove sarà? Spiglio non si trova. Ma come non si trova? Si sarà fermato con qualche amico? Dai, fa sempre così. Allora? Niente. Te l'avevo detto, me lo sentivo. Il padre è venuto a prenderlo prima di noi. Ma dai. Ma no, non è possibile. Aspettatemi qui, faccio il giro dell'isolato. Jessica Lamiciona, questa non la batte nessuno. Spillo, vieni qui. Oh, ma beccato, se mi vedi con queste mi vista. Vabbè, ciao, io Spillo, domani mi do la rivincita, eh. Alla stessa ora, ciao. Si può sapere che stai facendo? Scusa, ma non doveva venire Clara? Quella è sempre in ritardo. Ho pensato che una partitella ci scappava. Tu non esci più dalla scuola se non ci siamo noi, capito? Andiamo, eh. Qui, a livello di 10 di 11, c'è una massa che comprime il midollo. Esalta, esalta. Ci vuole una risonanza magnetica del tratto dorso-lombare. La massa è all'altezza dove la pressione del dito gli suscita dolore? Sì, proprio lì. Sembra sia un tumore. Però i sintomi sono presenti da molto tempo. Potrebbe essere un tumore benigno. Qualunque cosa sia, determina una compressione sui cordoni midollari. Può spiegare tutti i disturbi del bambino. Questo giustifica l'incontinenza e i problemi motori. Si può tentare un intervento? Sì, ma è un'operazione di neurochirurgia molto difficile. C'è il rischio che resti paralizzato. Ma non tentare significherebbe farlo rinunciare a una vita normale. Grazie, Maurizio. Figurati. Abbiamo finito. Alzati. Piano. Ah, ci sei tu? Sì. Com'è andata, Ercole? Si è difeso bene. Direi che la prima prova l'ha vinta. Ma non ha finito, vero? Mi tocca anche la seconda. Abbiamo scoperto che Ercole porta sulla schiena un peso. Allora noi lo addormentiamo e glielo portiamo via. Ma è una cosa difficile. Un pochino. Ma se Ercole vince anche questa, non si farà più il bisogno addosso. Certo. E potrà correre come gli altri. Molto di più, batte tutti i record. Allora operami, io non ho paura. Voglio tornare a casa. Paolo, ti vogliono all'elettroencefalogramma. Torno subito, eh. Novità? No. Lo sapevo. Tutto normale, nessuna anomalia. Guarda anche tu. La madre sarà tranquilla. Ah, non basterà, ci vuole altro. Allora, signorina, abbiamo finito. Sei contenta? Posso andare a casa? Oggi no, ma se va tutto come spero, ti dimetteremo presto. Ciao. Ciao. L'elettroencefalogramma è perfetto. Signora, mi permetta una considerazione personale. Secondo me sua figlia subisce le paure che lei le crea. Ma che dice? Ma sì, la tratta come una bambolina sotto vetro. Col risultato che sua figlia ha un pessimo rapporto col suo fisico, le sue emozioni. Le sue sono fobie, crisi di panico, dovute a un rapporto troppo protettivo. Dottor Magri, mia figlia ha un rapporto assolutamente perfetto con me. Lei pensi piuttosto a scoprire che cosa ha e a curarla.
non si intrometta nei metodi educativi infantili. Non la riguardano. Quello è compito dei genitori e di nessun altro. Achtung bitte, die Besucher delle visite è terminato. I genitori dei bambini che intendono passare la notte in ospedale sono pregati di rivolgersi alla caposala. Ripeto, chi intende passare la notte in ospedale si rivolga alla caposala. Io intendo passare la notte con te. Non se ne parla nemmeno. Ma come, sono 4 giorni che non stiamo insieme. E ne passeranno altri 4, poi altri 4 e poi forse altri 400. Ma perché? Perché io sono stanca di aspettare. Insomma, è sì o no? Ma certo che sì. Allora voglio una dichiarazione in piena regola. Susanna Calabrò. Io ti amo e ti chiedo di sposarmi. Ma... ripetilo. Basta, Susanna, bambini, fatemi sentire. Io ti amo e ti chiedo di sposarmi. Ripetilo. Non sposare. Mi vuoi sposare? Oh, alla fine ce l'ha fatta, eh? Mi ha fregato 100.000. Mi vuoi sposare? Sì. Venite, venite, venite. Comodi, comodi. E a voi. Ti prego, portate via tutte le merendine. Ti prego, portatele via. Se sei passato 2. Il doppio del normale. Dimmi la verità, che hai combinato? Ho mangiato le merendine di Fiorella. Pressione in calo? 80 su 50. Sta crescendo la frequenza cardiaca. Aumento la velocità della pompa, 200 millilitri l'ora. Prepara una soluzione di gluconato di calcio al 10%. Presto. Proprio oggi che viene la mamma da Ponza, che figura mi fai fare? Ecco, ti ho portato il tiglio con tanto miele. Promettimi che non mangi più quelle porcherie che ti fanno tanto male. Lo prometto, mamma. Mamma, devi stare attenta, ma non puoi andare sempre in giro. Uffa, mamma, non ti preoccupare. Guarda che io c'ho Paolo, c'ho Angela, Peppi. Mi curano loro. La TV ha detto che il tempo è brutto. È meglio che tu vada.
No, io posso stare ancora un po'. Dai, su, ti sarò bene. Mamma, per favore, io sto bene. Tu pensa a aggiustare la barca, che adesso ci penso io. Ora fa che perde il treno, così prendo il biglietto delle 7. Bacio. Torno domenica con tuo fratello, va bene? Va bene. Arrivederci, dottore, grazie. Ci sentiamo presto. Ciao amore. Ciao mamma. Ma tu tua madre la tratti sempre così? E come la devo trattare? Bisogna educarle fin da piccole. Ma roba da madre. E così vuole operarlo? È per questo che l'ho fatta venire qui. Ma gli altri medici dicevano che era inutile. Quello che abbiamo scoperto dà una possibilità concreta al bambino. Se l'operazione riesce. Sì, se l'operazione riesce. Ma guardi che mio figlio non è una cavia. Sono anni che fa avanti e indietro da ospedali. Ma lo vede com'è ridotto. E come siamo ridotti noi. Non so quante volte ho assistito a questa scena. Voi medici vendete speranze. Ma poi quando il bambino torna a casa sta peggio. E soffre ancora più di prima. E tocca a noi stargli vicino. Ma questa volta l'intervento può essere definitivo. Senta, io sinceramente non ho la forza di crederle. Perché poi non avrei il coraggio di vedere la fine anche di questo sogno. Io spero che non sia solo un sogno. Lasciatemi provare. Ecco la faccia. Hai presente quando ti buttano addosso una verità che non ti piace? I genitori hanno ragione. Noi operiamo i bambini e li mandiamo a casa. Ma poi sono loro che devono seguirli e non ce la fanno. Ma che dovremmo fare? Anche per noi il tempo non basta mai. Appunto, dovremmo darci una calmata tutti quanti. Dovremmo ascoltare con più attenzione i loro problemi. E invece andiamo sempre di corsa. Dottor Magri, la vogliono al telefono. Appunto. Pronto? Pronto, Paolo. Sono Clara. Vieni subito perché sta succedendo una cosa tremenda. Clara, calmati. Che è successo? Ma non lo so, è venuto un assistente sociale con due guardie, dicono che sono mandati dal tribunale dei minori e vogliono portare via Spillo. Arrivo subito. Pensaci tu a Ercole, io prendo Angela e corro a casa. Oh, che è successo? Ci vogliono portare via Spillo. Lei chi è? E con che diritto è venuta a casa mia a traumatizzare un bambino? Stia calmo, signore. Io sto facendo il mio lavoro. Sono qui per conto del Tribunale dei Minori. C'è un'ordinanza, gliela faccio vedere, si accomodi. Ecco, può controllare. E questa è la richiesta ufficiale del padre del bambino, legga. Ma un padre che l'aveva abbandonato in un istituto... Noi gli abbiamo voluto bene e dato una casa. Questo deve dirlo al giudice. Gliel'abbiamo già detto. Si vede che ha valutato diversamente. E ora se vuole preparare qualcosa per il bambino, dobbiamo andare. Ma non può portarlo via così. Ci faccia consultare con l'avvocato. Lei può consultare chi vuole, ma l'ordinanza parla chiaro, mi dispiace. Il bambino deve essere riconsegnato al padre oggi stesso. Ma non è possibile. Hanno deciso una cosa così importante senza neanche consultarci. E senza neanche consultare il bambino. Il bambino è troppo pronto, piccolo, avvocato, per sapere ciò che è meglio per lui. È la legge che deve decidere. La legge? Ma Spillo è un bambino, non è una pratica. Capisco, ma nessuno autorizza le persone ad agire come se la legge non ci fosse. Ma è possibile, lo possono fare. Lo possono fare. Gliel'avevo detto. Oh! Mica mi volevi far andare via così. Dai Paolo, fa qualcosa, dai. Angela, mandali via, cacciali di casa. Io da qui non mi muovo, resto con loro, da quello non ci voglio tornare. Avete capito? Non mi muovo da qui.
Vattene! Cerchi di calmarlo e di non complicare la situazione. È meglio per tutti. Calmo! Smettila! Adesso basta! Fare così non serve a niente! Spillo! Spillo! Tu lo sai che io e Angela non ti lasceremo mai. Domani andremo dal giudice e cercheremo di farti tornare subito con noi. Te lo prometto. Mi credi? Se non credo a te, a chi devo credere? A presto, amore mio. Non aver paura, mi raccomando. Vai. Stai tranquillo. Non ti lasciamo solo. Andiamo. Ciao, Spillo. Mi dispiace. Ma dovete capire, non si può perdere sempre. Se stai male la colpa è di mammina. Ma che dici? La mia mamma mi vuole bene. La mia mamma mi vuole bella. Vai da mammina. Io sarò a casa, mammina. Non mi toccare. La mia mamma dice che mi attacchi le malattie. Ma non è vero. È vero. E allora fatti friggere te e la tua mammina. Cos'è nello zaino? Niente. Non è vero. Tirali fuori. Ti ho portato questi. Pensavo ti facesse piacere averli. Perché li hai portati qui? Perché li hai tolti dal mio comodino? Michelino voleva usare il tuo letto. Allora... Sono stati loro. Michelino. Alex. Ti hanno detto di portarmeli qui. Io non li voglio. Devono stare in camera mia. Vicino al mio letto. Voglio andare a casa. Voglio andare a casa. Ercole, calmati. Che sta succedendo qui? Ma che siete impazziti? Non deve scendere dal letto. Ercolino, buono, buono, Ercolino. Buono. Perché sta piangendo? Perché gli ho portato questi. Ma lei giocattoli, allora? Mamma e papà sono convinti che non tornerà a casa per parecchio tempo. Pensavo non gli facesse piacere averli. Non è vero. È che non mi vogliono più. Sono un peso per loro. Ma no, che stai dicendo? Loro non vogliono che torni a casa. Hanno preso il mio letto. Se devi operarmi, operami subito. Non avrò più un posto dove andare. Avanti. Vieni, vieni, vieni. Serve una mano? No, ma siccome fra un pochino sarà il momento della dipartita, allora mi porto avanti col lavoro. Dal momento che tu sei qui, vuol dire che ti serve qualche cosa, no? Sì. Il ragazzino, quale? Ercole, deve subire un intervento. È convinto che se non si sbriga a tornare a casa, i genitori lo lasceranno qui per sempre. Ma non esistono genitori del genere. Io invece penso che abbia ragione. Ho bisogno del suo aiuto. Un neurochirurgo, il professor Maestra, anzi un suo amico, perché non gli chiede di operare Ercole il prima possibile. Va bene, oggi pomeriggio vado in studio e ci parlo, Ma no, ma adesso è in sala operatoria.
Ha appena finito un intervento e così dovrebbe avere qualche minuto di pausa. Ho scelta? Assolutamente no. Va bene, andiamo. Grazie. Grazie. Ciao, arrivo. Ecco, continua giù. Guarda, guarda chi si vede. Ma non ti avevano già cacciato? E loro ci provano, ma io finché posso resisto. Bravo, non bisogna mollare. A questi giovani gliela dobbiamo far sudare fino all'ultimo, fino in fondo. Forza, spara, che ti serve? Tanto lo so che qui in officina vieni soltanto quando hai bisogno di un favore. Paolo sta seguendo un mio paziente ed è convinto che abbia bisogno di una revisione, come la chiami tu. Però in questo momento stanno insorgendo delle gravi complicanze psicologiche, per cui bisognerebbe stringere i tempi. Capito? Di che si tratta? È una massa che comprime il midollo spinale, all'altezza di 10, di 11, di 12. Così risulta dalla TAC e dalla RMN. Beh, non è una cosa semplice. Per me va bene, ma ricordatevi che per gli interventi c'è una lista d'attesa. Oggi guardo e vediamo se riesco a trovare un buco per uno di questi giorni. Quel controllo l'ho già fatto io. Ho parlato anche con il suo assistente e con l'anestesista. Ah, sì? Mi hanno detto che se lei accetta, per loro va bene. E quando avrebbero fissato questo intervento? Stasera. Questa sera? Alla fine del turno. Temo di non avere altra scelta. Assolutamente no. Ma visto che è giovane e così efficiente, speriamo che abbia organizzato la serata per mia moglie. Ercolino, siccome ti devo addormentare, che cosa preferisci? Che ti racconto una favola o un bel cazzotto in testa? Meglio una favola. Scelta azzardata, perché io le racconto malissimo. I bambini si mettono a ridere e sai cosa succede? Che li operano da svegli. Davvero? Mimmo, non dargli retta, sta scherzando. Come sta andando? Hanno appena addormentato Ercole, stanno per cominciare. Tu, come va? Ci penso sempre. Mi domando che cosa starà facendo. Se il padre lo tratta bene. Spiro in gamba. Sono sicuro che se la cava. Io senza di lui mi sento persa. Ho paura. Non capisco cosa mi succede. Non possiamo rinunciare, non adesso. Guarda che hai fatto. È riempito di batteri. Devo cominciare tutto da capo. È colpa tua che non sai controllare i tuoi slanci affettivi. Allora a sto punto ne approfitto. Senti, fuori c'è la mamma di Ercole. Il padre non è venuto? Non lo so. Comunque non ti preoccupare, le faccio compagnia io. Va bene. Ti raggiungo più tardi. Suo figlio è forte. Bisogna sperare ed avere fede. Sì, hai ragione. Ma sono due cose per cui bisogna avere forza e tempo per crederci. Io non ho né l'una né l'altra. A caso ho quattro figli che aspettano me per lavarsi, vestirsi, andare a dormire. Ma io ho testa solo per Ercole. E suo marito? È fuori dall'Italia col camion. Io non ce la faccio più, sono stanca. Non ce la faccio a fare tutto. Forse non sono una buona madre, ma ci sto provando. Non ci riesco. No. Vada a casa. Se c'è qualcosa di urgente la chiamo io. Intanto metti a letto i bambini. Poi dorme anche lei qualche ora. Così quando tornerà qui l'operazione sarà finita. Non è solo un consiglio di una madre. È un ordine del medico. La prego. Allora, se Ercole se la cava, uno.
Se il dottore lo stronca in sala operatoria, famo due. Mimmo, sei di un cinismo disgustoso. Sì. Ma, Serena, tu che ci fai qui? Mi ha accompagnato mamma. Stasera resta fuori, per cui torna a casa con voi. Bene. Ma voi non siete tutti fuori servizio? Dottoressa, siamo solo di passaggio. Allora? Notizie da sopra? No, non ancora. Mi prepara un termos di caffè, per favore. Angela, notizie di Spillo? No, né Spillo, né l'avvocato, né il giudice. Anche a noi manca molto. Anch'io ci penso sempre. Metti uno. Vedrai che Ercole se la caverà. Ragazzi, la Lazio perde, eh? Sorella, vieni a fare la catena di energia per Ercole. Mamma non vuole. Sì, signora, può fare la catena di energia, sorella? No, è una sciocchezza. È meglio una preghiera. Facciamo anche quella. Au, angelo custode, non far sbagliare il minuto. Au, angelo custode, non far sbagliare il ferrista. Per fortuna non infiltra il tessuto sano, lo comprime soltanto, la capsula è integra, visto? Lei che pensa? Kelly? Ah, occhio, direi benigno. Possiamo fare un estemporaneo? Cocker? No, non posso permettermi una biopsia. Dovrei incidere la capsula, nel caso di timore maligno rischierei di mettere delle cellule balorde nel canale midollare. Sì, ma appena lo toglie facciamo un congelatore su un intero pezzo. Beh, che fai, non ti fidi? Sì, ma con la biopsia mi fido il doppio. Procediamo col coagulo. Appena fatte ste analisi, toglietemelo dai piedi, grazie. Vi aspettavo. Ma non dovevi star fuori tutta la notte? Ho preferito venire via prima perché non volevo si attaccasse troppo. Un senso di soffoco. Cosa c'è da guardare? No, perché hai l'aria un po' sbattuta. Che hai fatto? Niente. Pensa che quando sono andata via ci è rimasto male, ma di un male. Tanto male che ti sei messa a piangere. Ah, ma ti potevi rifare il trucco almeno. Dai, dici la verità. È andata male, va bene, è andata male. Ero noiosa, non ero in forma, abbiamo mangiato la pizza, poi lui ha avuto il mal di stomaco e l'ho accompagnato a casa. Altra storia finita, anzi mai iniziata. Spillo, come sta? Non ne sappiamo nulla. Guarda, andiamo, Serena, perché mi viene da piangere. Ciao. Ciao, papà. Ciao, cucciolotta. Faccio altro che chiedermi che cosa starà facendo. La casa senza lui sembra vuota.
E ho tanta paura. Quante volte abbiamo detto ai genitori di non perdere la speranza? Adesso siamo noi che dobbiamo sperare, ora più che mai. È inutile che correte. Tanto Ercole ce la fa pure senza di voi. Non dirmi che sei rimasto in ospedale tutta la notte. E il peggio non è questo. Suor Platania, me sta a fa una predica con sto peccato del gioco che non devo giocare. Poi alla fine stanotte m'ha fregato 10.000 lire a scopetta. Ora dove? È in terapia intensiva con i genitori di Ercole. Ah, se la vedete, ditele che voglia rivincita, eh. Che c'è? L'operazione di Ercole è andata bene, vero? E tu che ne sai? Qui dentro io so tutto. So anche una cosa che tu non sai. Cosa? Non dovrei dirlo, ma a te posso dire tutto. Si tratta di Fiorella. Cosa hai scoperto, collega? Si ingozza e poi vomita di nascosto di tutti. Di te, della mamma. Le fa male, devi fare qualcosa. Ti ringrazio. Sì, grazie a te forse ho capito qual è la sua malattia. Ti meravigli? Non lo sai che questa non è la numero uno? Numero uno, dammi un bacio e vai a letto. Stai sempre in giro. Buongiorno. Dottoressa. Platania. Mi hanno promesso che stanno solo 5 minuti. Hanno tanto insistito per poterlo vedere. Ha fatto bene. Per quel bambino stare con i genitori è più importante delle nostre medicine. Il bambino mi ha detto che gli fanno male le gambe e non riesce a muoversi. E poi gli fa tanto male la schiena. È normale, signora, è dovuto all'operazione. È un effetto temporaneo. Tra pochi giorni potrà iniziare la terapia riabilitativa. Ma solo con il vostro aiuto ce la può fare. Alt, alt. Che cosa volete dire? Che lo rimandate a casa e che dobbiamo pensarci noi? Non è per complicarvi la vita che mandiamo vostro figlio a casa. È un'esigenza terapeutica. No, dottore. Voi coi paroloni non mi fregate. Questo si chiama scaricabarile. Noi non siamo all'altezza. Non siamo capaci di fare quello che ci state chiedendo di fare. Un fisioterapista, ve lo mando io a casa. Non ce lo possiamo permettere. Se io vendo il camion, gli altri figli che cosa mangiano? Non dovete preoccuparvi. Sarà uno dell'ospedale. Ci penso io. Se ci volete pensare voi, fatelo fino in fondo. Ma non ci venite a fare le prediche. E non ci dite che dipende da noi perché non è vero. I dottori siete voi. E mettetelo in piedi senza scaricare su di noi la parte più dura.